Inaugurato stamattina all'ospedale di Macerata il nuovo reparto di terapia intensiva, un investimento di qualità con 8 posti letto, di cui uno a camera isolata, per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro, che ha visto l'ampliamento e l'adeguamento normativo dell'intero reparto di rianimazione dalla superficie totale di 800 metri quadri. Una struttura innovativa d'eccellenza, dunque, realizzata in tempi rapidi nonostante le difficoltà dovute a chiusure di forniture per l'emergenza Covid-19. Soddisfatto il presidente Ceriscioli. Bella, tecnologica, avanzata, che risponde a questo desiderio lunghissimo di 13 anni. Segno prima di tutto di una regione che in questi anni ha investito tanto, abbiamo parlato di oltre 250 milioni di euro di investimenti nelle strutture. Segno importante perché abbiamo parlato tanto di rianimazione in questo periodo, abbiamo visto quanto è importante questa infrastruttura, che ha oltre ai 7 posti, chiamiamoli per i malati non infettivi, anche una stanza di isolamento per infettivi. Si è riscoperto il valore dell'isolamento, della necessità di tenere a disposizione degli spazi per separare i malati infettivi dagli altri. Quindi moderna, tecnologica, che ben si inserisce in tutte le cose che abbiamo detto e fatto in questi anni.